Eccoci. Che bello. Ah, quanto tempo. No, scherzo, non sono neanche 3 o 4 anni che ho fatto l'ultima partita, la prima generazione. Andiamo. Intanto cambiamo la velocità testo, se no ci addormentiamo. E nuovo gioco. Ciao a tutti, benvenuti nel mondo dei Pokémon. Mi chiamo Hawk, però la gente mi chiama professore dei Pokémon. Questo mondo è abitato da creature chiamate Pokémon. Per alcuni Pokémon sono piccoli amici, altri li usano per lottare. In quanto a me, tipo i polli, no? Da combattimento. Lo studio dei Pokémon è il mio lavoro. Ha da mangiare do solo pollo e cocaina. Però prima dimmi come ti chiami. E non ci sono gli accenti, quindi mi chiamerò semplicemente Semo. Che in alcune culture vuol dire scemo. Bene, il tuo nome è Semo. Semo. Questo è mio nipote. È stato tuo rivale fin da quando eri bimbo. Potresti ricordarmi come si chiama? Si chiama Alzheimer. Lo chiamiamo Pippo. No, lo chiamiamo Mimmo! Ah sì, ora ricordo, si chiama Mimmo. Semo, la tua leggenda nel mondo dei Pokémon sta per iniziare. Ti aspetto un mondo di sogni e avventure con i Pokémon. Andiamo. Oddio, mi sono rimpicciolito. Semo sta giocando a Super Nintendo. Bene, andiamo. Ah, io spulcio tutto. Tutto. Parlo con tutti, questa sarà una run in cui si fa qualsiasi cosa disponibile in game. Non so se sapete, ma avete diritto a una pozione gratis. Se mo accende il PC, ritira pozione, quanti? Uno. Hai ritirato pozione. E nei primi minuti di gioco ci sono, mi sembra, tre pozioni. Entro Smeraldopoli ci sono tre pozioni gratis da reperire. Adesso vediamo le altre due dove sono, man mano. C'è un film in TV, quattro ragazzi camminano sui binari. Un po' pericoloso, non è un bello sport. Ora però è meglio che vada. Pieno zeppo di libri Pokémon. In questo mondo non si parla d'altro, non è che uno può sognare di fare l'astronomo, il gastronomo, no, Pokémon. Mamma. Ascolta. Prima Non so perché la mamma, secondo me, ha questa voce. o poi tutti i giovani vanno via di casa. Lo dice anche la TV. Vabbè, se lo dice la TV, mamma. Poi giovani, ho 10 anni. Il nostro vicino, il professor Oak, ti sta cercando. Oh. Casa di Semo. Mia, che ho 10 anni, è intestata a me, non è di mia madre. Casa di Mimmo. Che si è rimpicciolito anche lui, quindi è Mimicchio. Come Mimmo, ma più piccola. È una citazione, non tutti la coglieranno. Ciao Semo, Mimmo è al laboratorio del nonno. Ah, questa è la sorella di Mimmo. E guardatela, io da piccolo pensavo avesse il burka, cioè pensavo fosse semplicemente di una cultura diversa che avesse questo burka in testa. Non avevo la fantasia, l'apertura mentale di capire che quel disegno sulla sua testa è un cerchietto per i capelli. È un cerchietto. Vabbè. Cioè, l'ho capito anni e anni e anni dopo. È una mappa enorme e utile. Perché dovrebbe consultarla così nella comodità di casa sua, seduta al tavolo? Vabbè, che no. Mappa della città. Vabbè, ma la città la scopriamo man mano. Lo sapremo vivendo. Che altro c'è in questa ridente cittadina? Biancavilla, un viaggio dalle mille sfumature ti aspetta. Cioè, in pratica, se nasci a Biancavilla.
È scontato che tu ti debba levare dalle balle, cioè tu devi andare via. È un villaggio in cui nasci per andartene. Ti cacciano pure i cartelli. Anch'io allevo i Pokémon. Anch'io in relazione a che io non ti ho detto che allevo Pokémon e non li allevo per ora. Così quando saranno forti mi proteggeranno. Da cosa che siamo in mezzo al nulla in un villaggio di campagna? Siamo in tre. Oh, il cicciottello. Questo c'è in ogni generazione, ti dice la stessa cosa, che ama la tecnologia, che è fighissima. La tecnologia è incredibile. Ora col PC puoi depositare e prelevare Pokémon e strumenti come fossero dei dati. Bravo Ciccio, mi fai leggere il cartello. Cioè, mi obblighi a fare. Mi pigli per il fulo? Laboratorio del professor Oak, quindi noi dobbiamo entrare qua, immagino. Ma noi, siccome siamo dei birbantelli, ce la svigniamo. Ehi, aspetta! E chi se l'aspettava? Mi ha fermato. È pericoloso! Nell'erba alta vivono Pokémon selvatici. Hai bisogno di Pokémon tuoi che ti proteggano. Fidati di me. Seguimi. Mimmo, nonno, non ne posso più di aspettare. Mimmo, fammi pensare. Ah, ora ricordo. Vedi, ogni tanto qualcosa se la ricorda. Ti ho chiamato io. Un momento. Guarda Semo. Ci sono tre Pokémon qui. Ah, era guarda virgola Semo. La virgola non c'era. Vabbè che ci sono stati un sacco di problemi nella traduzione di questi titoli. C'è un video di Seidonia sull'argomento, guardatevelo perché è interessante da morire. Ci sono tre Pokémon qui. Haha! Esilarante. Sono dentro le Pokéball. Ah, ride dei Pokémon nelle Pokéball. Cioè, bastardo! Li rinchiude e poi ne ride. Da giovane ero un allenatore di Pokémon, davvero in gamba. Ora che sono vecchio me ne sono rimasti solo tre, ma puoi sceglierne uno. E gli altri? Sono morti. Ehi, nonno, e io? Un attimo di pazienza, Mimmo. Ce n'è uno anche per te. Ok. Scegliamo. Charmander, Pokémon Lucertola. Ama i luoghi caldi. Si dice che quando piove gli esca vapore dalla punta della coda. Allora, vuoi Charmander il Pokémon di fuoco? Squirtle. Pokémon Tartaghina. Dopo la nascita, la schiena gli si trasforma in una conchiglia. Ah sì? Cioè, sto pure facendo il Pokédex short su YouTube, ma non mi ricordavo di sto. In che senso gli diventa una conchiglia? Sputa potente schiuma dalla bocca. La borra? Allora, vuoi Squirtle il Pokémon d'acqua? No. Bulbasaur, Pokémon Seme. Un seme raro gli è stato piantato sulla schiena. Alla Da chi? nascita. La pianta sboccia e cresce con lui. Allora, vuoi Bulbasaur il Pokémon d'erba? Sì. Questo Pokémon ha veramente molta energia. Semo riceve Bulbasaur. Ah, in realtà io tendo a boxare sempre lo starter. Ma a parte forse la primissima run in ogni gioco, l'ho sempre fatto anche da bambino. A meno che non mi piacessero proprio nessuno dei tre. Perché sì. Ma specie adesso rigiocando la prima generazione. Arrivi a Brock, frustata. Butti giù sia tutti e due i Pokémon che ha. Ma anche se scegli Charmander, la difficoltà non è che diminuisce di molto, è più hai vita facile dopo rispetto a. Vabbè, lo starter lo boxiamo. Anche perché abbiamo 6 slot, no? 6 possibilità. Se già te ne precludi una, io voglio esplorare, voglio fare, voglio cambiare. Vuoi dare un soprannome a Bulbasaur? Sì. E lo chiamiamo King Gamma. Ok, io mi prendo questo. Mimmo riceve Charmander. E chi se l'aspettava? Aspetta, Semo. Proviamo i nostri Pokémon. Coraggio, ti sfido.
Mimmo vuole lottare. Mimmo manda Charmander. Vai, King Gama. Lotta. Ah, ruggiamo. Almeno una volta. Così abbassiamo l'attacco, giusto quel po' che basta. Cala l'attacco di Charmander nemico. E adesso via d'azione. Ricordiamoci che noi abbiamo una pozione. Siamo previdenti. Non è servita. Charmander nemico esausto. King Gama riceve 69 punti ESP. Semo ha battuto Mimmo. Cosa? Non può essere. Era il Pokémon sbagliato. È colpa del Pokémon. Tutti abbiamo un amico così, vero? Ok, allenerò il mio Pokémon per rinforzarlo. Semo, nonno, ci annusiamo dopo. Se c'è una cosa bella di sto personaggio, che mi sta sull'anima, è la colonna sonora. Semo, addestra il tuo piccolo Pokémon facendolo lottare. Va bene. Come i polli. Questo è l'ultimo Pokémon del Professor Oak. Poverino, non lo voglio lasciare lì. Il Professor Oak è un'autorità in fatto di Pokémon. È molto stimato dagli allenatori di Pokémon. Fa piacere. Sono l'assistente del Professor Oak e anch'io studio i Pokémon. Bravo. Sono l'assistente del Professor Oak e anch'io studio i Pokémon. Va bene. Clone. Si clona in quel laboratorio. Si clona. Andiamo da mamma. Semo, dovresti riposarti un po'. Perfetto, ora tu e i tuoi Pokémon, i miei 1000 Pokémon, siete in gran forma. Fai attenzione. Okidoki. Andiamo. Percorso 1. Biancavilla, Smeraldopoli. Ciao, lavoro in un Pokémon Market. Abbiamo prezzi buoni. Vieni a trovarci, a Smeraldopoli. Tieni, ti do un campioncino. Ecco qua, un campione piccolo. Semo riceve la pozione. Questa è la seconda pozione che possiamo reperire gratuitamente. Andiamo su. Vediamo qual è il primissimo Pokémon che incontreremo. Secondo voi Pidgey o Rattata? Pidgey o Rattata? Pidgey o Rattata? Vedi quei cespugli lungo la strada? Fa un po' paura, ma li puoi saltare. Così puoi tornare a Biancavilla più rapidamente. Pidgey o Rattata? Io dico Pidgey, ho gli occhi chiusi, giuro? Pidgey! Appare Pidgey selvatico. Non abbiamo le Pokéball. Vai, King Gama. Dai, sconfiggiamolo un attimo. Consigli utili. Le mosse dei Pokémon dipendono dai loro punti potenza. Pippi. Per recuperare Pippi, fai riposare i tuoi Pokémon al centro Pokémon. Ma se non mi spieghi cos'è un centro Pokémon... Ah, di là non c'è nulla. Comunque è questo il centro Pokémon, dove c'è scritto Poké. Ricarica i tuoi Pokémon. Centro Pokémon. Cioè gli infilano tipo una spina nella... Tu che fai qua? I centri Pokémon ricaricano i tuoi Pokémon stanchi, feriti o esausti. Troverai un centro Pokémon in ogni città. Sono tutti gratis. Vabbè, sei gratis. Si può usare il PC là nell'angolo. Me l'hanno detto alla reception, che gentili. A reception, che gentili. Ah, non si paga il ticket qua? Assicurazione sanitaria. Benvenuto al centro Pokémon, rimettiamo in sesto i tuoi Pokémon. Chiedo scusa. Vuoi che guariamo anche i tuoi? Cura. Benissimo, allora dammeli. Grazie, i tuoi Pokémon sono in perfetta forma.
Arrivederci!